Souvenir è letteralmente il disco del viaggio e di viaggi in questo album, per questo album ce ne sono stati tanti, sia insomma fisici, di spostamenti per crearlo, per costruirlo, per immaginarlo, ma anche tanti viaggi interiori, anzi soprattutto viaggi interiori che io poi ho raccontato nelle tracce dell'album e che adesso consegno nelle mani del mio pubblico. Prendetevene cura perché è una chicchetta questo disco. Ma più che un'attenzione nella scrittura, c'è stata proprio, c'è la mia firma, no? Io ho questo modo di scrivere in maniera molto fotografica, descrivo esattamente, in maniera molto anche cruda, diretta a volte quello che ho vissuto con delle immagini molto, molto forti. Poi però secondo me il successo di queste canzoni sta nel fatto che sono state anche costruite e pensate a più testa, a più mani, quindi vanto la collaborazione di grandissimi autori, grandissime autrici, tanti produttori, quindi questo disco ci tengo a dire che è il risultato dell'amore e del lavoro di tante persone, non solo il mio, quindi forse è bello anche per questo, perché all'individualismo preferisco il lavoro di squadra. Ogni canzone che scrivo, anche se parla di me, in realtà parla di storie dove tutti gli altri possono riconoscersi, perché poi fondamentalmente, e indipendentemente dal lavoro che facciamo, nella vita ci capitano bene o male a tutti le stesse cose, quindi mi rivolgo sempre a qualcuno, no? Perché la voglia di essere ascoltati, ascoltata è tanta, in un mondo dove forse abbiamo un po' lasciato da parte questo aspetto che secondo me rimane un aspetto molto importante, quello dell'ascolto. Quindi sono sicuramente canzoni pensate e allargate anche agli altri, soprattutto agli altri. Ma devo dire che tutti i brani all'inizio, quando li inizi a costruire, passano da tante vite, da tanti vestiti, fino a quando non si trova poi la quadra giusta. Forse il brano che ha patito più produzioni, più vestiti è proprio Indaco, che il povero Catù, un grandissimo produttore, ha forse rivestito 4-5 volte, perché insomma io sono una molto azzeccosa, rompipalle, quindi lo chiamavo ogni volta che arrivava la pro, dicevo: no, frate, qua secondo me eliminiamo qualche synth, ribattiamo più il basso. Quindi però ci sta nella fase di costruzione e ci sta nell'immaginario di un disco, non dico perfetto, però come lo vogliamo veramente. C'è bisogno sempre di un po' di tempo. Per me non è rilevante, nel senso io metto un input nell'album, no? Voglio dire, costruire la tracklist non è che mettiamo i titoli a caso, c'è comunque una storytelling che vogliamo mantenere, però poi credo anche nella libertà di ascolto, credo nella libertà di interpretazione, quindi non deve essere ascoltare un disco, non deve diventare un compito a casa, ma deve diventare un momento di piacere e io spero che questo disco lo consumino. Se posso essere sincera, la particolarità di questo feat è che non nasce come un feat, quindi questa prima parte di questo primo viaggio, che in realtà sta continuando perché insomma posso già dire che sono al lavoro su altri brani, non so quando usciranno, non cominciate a opprimere, però insomma mi sembra giusto dire che è solo l'inizio. Quindi questa prima parte in realtà non prevedeva feat. È un po' per una questione di tempistiche mie, perché veramente ho scritto l'album in un tempo ristrettissimo, non potevo rincorrere gli artisti e macinarli insieme a me in questa corsa contro il tempo per la realizzazione di quest'album. Quindi io scrivo Amore Cane a prescindere. Prima di Sanremo, durante le prove a gennaio, dove io provavo tutti i pomeriggi con Lazza, poi mi riportava a casa e quindi in macchina scattava il solito: zia senti sto beat, zia senti sto pezzo. E poi mi ha detto: ma tu che sei chiuso in studio, dai, fammi sentire qualcosa di tuo. Io gli ho detto: guarda, c'ho semi pronto Amore Cane, non c'è una prod giusta, è un provinaccio, bla bla bla. Mi ha detto: no, no, fammela sentire. Quindi lui ascolta Amore Cane e si innamora, impazzisce, dice: ma zia, questo è un pezzo meraviglioso, una bomba, una top line incredibile, il testo fa, questo te lo voglio fittare io. E io gli ho detto: va bene. Poi ovviamente Sanremo, tutto il suo successo meritatissimo, non sono stata lì col fucile a dire: hey, il fit. Quando poi durante l'estate mi chiama, metto: zia, ho 2 giorni liberi, chiudiamoci in studio da Trillioner, che poi ha collaborato alla produzione, e da lì è nato Amore Cane. Quindi senza crocchi, senza come dire, cose fatte a tavolino, è nata semplicemente dall'ascolto di una mia canzone già esistente che lui ha voluto trasformare in un fit. E io sarò eternamente grata a mio fratello per questo gesto meraviglioso.
La musica in questi casi è stata fondamentale sotto tutti i punti di vista, sia per lanciare dei messaggi, ma anche molto brutalmente, ma onestamente anche per raccogliere dei fondi importanti. Con una, nessuna 100.000 abbiamo raccolto veramente tanti soldini che sono stati destinati realmente a queste associazioni che hanno potuto allargare il loro aiuto a più donne e anche bambini. E noi come artisti stiamo facendo la nostra parte. La cosa che mi disturba è che la maggior parte delle donne che sono state vittime di violenza, comunque di femminicidi brutali, avevano tutte denunciato. Quindi la mia domanda è: dov'è lo Stato, dove sono le forze dell'ordine? E nel momento in cui questi femminicidi sono sempre più frequenti, forse dovrebbero aprire un reparto apposta dedicato a queste donne che denunciano, e quindi aprire delle inchieste e forse anche seguire e sostenere e tenere anche sotto controllo, no, queste donne, per evitare che succedano, perché poi queste cose succedono sempre sotto casa, cioè, quindi forse bisogna avere un occhio un po' più attento. Quando una donna viene a denunciare, viene a farlo perché c'è un problema oggettivo, quindi magari diamo un po' più peso a questa problematica, e se serve aprire un corpo speciale, un reparto speciale, beh, facciamolo, perché mi sembra che sia arrivato il momento. Oh, certo. Per la questione dei giovani sì, c'è un imbruttimento importante. Però non sono genitore, però mi sento di dire che forse i primi passi bisogna muoverli proprio nella famiglia, con un'educazione nei confronti della vita, nel rispetto del prossimo, e poi per poi passare dalle varie scuole allo sport, che dovrebbero avvicinare i giovani a uno stile di vita molto più sano e molto meno violento. Da bambina ho avuto sempre questo grande sogno di fare la cantante e l'ho realizzato. L'ho realizzato lavorando tanto e continuando a lavorare. Oggi lascio meno spazio ai sogni, preferisco immaginarli come obiettivi, forse perché sono più semplici, forse mentalmente, no? Per raggiungerli. È una cosa che me li rende un po' più, come dire, veri, meno impossibili. Ma l'obiettivo oggi è mantenere questa serenità, mantenere questa bella posizione che ho posizionamento che ho nella musica, e continuare a fare questo mestiere con grande gioia e con grande entusiasmo, perché non è scontato. Quindi l'obiettivo è continuare a essere Emma.